Niente male, niente col suo amorino a prua, il resto a forma di cigno imbottito, volendo tre o quattro persone, per poi andarsi a sedere sullo scoglio della Lorelai, anche quello dorato e riscaldato, si capisce. Lo sfondo com'è? Ah beh, si capisce lo sfondo, è un immenso sipario dove è dipinto il primo atto, appunto, del Tannhäuser, fatto lì in casa, per ridere. E dietro quel sipario la Filarmonica Reale di Monaco, fatta venire su apposta, eseguiva il preludio mentre io navigavo e navigavo sull'acqua azzurra illuminata col mio gelato o col mio spumone. Erano spettacoli di mezzanotte, sì sì. Ma pranzava prima o dopo, maestà? Ah, meno male, amico mio, che dice pranzava e non cenava, come dicono sempre quegli ordinari in Italia. Non lo sanno mai quegli ordinari che un soprano chic non cena mai. Pranza soltanto. Ebbene, amico mio, le confesserò che pranzavo prima, in compagnia dei busti di Luigi XVI e di mia cugina Maria Antonietta, comodissimi come commensali, non dicevano mai stupidaggini, andavano e venivano a comando, e se mi arrabbiavo anche un po', li prendevo anche a schiaffi qualche volta. Mi viene da ridere, se penso che invece detesto soprattutto gli Hohenzollern. Come la mia mamma, sa come la chiamavo? La vedova del mio predecessore. Ma dicevamo prima, quella noiosa. Cantava la morte di Isotta con me, sulla gondola, fatta a cinghio. Niente male, devo dire, la gondola. E ad un tratto che è, che non è, ma braccia. Invece di morire. La morte di Isotta, ma che? E lei, maestà? Che ridere, che ridere. L'ho buttata nell'acqua, col costume di Isotta e tutto. Ho preso la polmonite, per poco non annega. È ripartita la mattina presto. Ha delle altre lamentele contro quel film, maestà? Non hanno capito il lato più importante, l'applicazione delle risorse tecniche al mondo dei sogni. In ciascuno dei miei castelli, e qui lascio a voi posteri la scelta, è preferibile costruire dei castelli di fiaba che piacciono molto alla gente e oltretutto sono anche un ottimo affare, perché anche se costano cari si ammortizza in pochissimi anni qualunque spesa di costruzione coi biglietti d'ingresso, e quindi il reddito dato dai turisti poi è tutto netto, come a Disneyland, vero? Oppure è preferibile fare questa realpolitik di dementi come Bismarck e come Guglielmo II e come Hitler, tutte le risorse della nazione buttate cretinamente nelle armi e nella guerra con i risultati che poi si vedono, è vero? Come non detto, dicevamo, nei miei splendidi, meravigliosi castelli, proprio il trionfo del cattivo gusto come piace alla gente, contraddetemi se ci riuscite, dicevamo, il lato più importante è l'applicazione delle risorse tecniche più moderne al mondo dei sogni più fiabeschi e più Wagner, più Fratelli Grimm. Capito il paragone con Disneyland? Ah, capito, capito, sì. Ecco, in ogni castello le cucine, gli ascensori, i campanelli, il riscaldamento, gli impianti idraulici rappresentano tutto ciò che di più moderno, di più chic, di più alla page si possa immaginare nel 1880, e ci dite poco. Tutti i materiali per rifare il neogotico e il rococò vengono dall'industria. La Grotta Azzurra addirittura è costruita sopra una struttura di cemento armato, solidissimo quindi. È coperta di scaglie d'antimonio per dare l'illusione della roccia. Di fianco c'è una centrale elettrica a 24 dinamo, una delle prime impiantate in Germania, per illuminare l'acqua e far funzionare la cascata. E al posto dei riflettori che proiettano oggi le luci cangianti attraverso quelle gelatine di tutti i colori, c'erano già nel 1880 delle lampade ad arco. Ma le lampadine sott'acqua sono rimaste le stesse. Maestà, ma come mai qualche sconsiderato vi ha mai considerato un eccentrico? Amico mio, eravamo soli ed eravamo dei precursori. Abbiamo avuto nei nostri castelli il primo riscaldamento centrale, ma perfino il nostro amico Wagner, dopo la battaglia di Sadova, era diventato un pangermanista dei più sfrenati. Bismarck, del resto, ha ottenuto il nostro assenso a quella disgraziatissima perché vinta a guerra contro la Francia, soprattutto perché si è offerto di pagare sotto banco il grosso debito per la costruzione dei nostri castelli. Ah, mi dica. Ma visitateli oggi o quando volete, certo, e ditemi un po'. Siamo stati sovente accusati di bizzarria e di sperpero, ma ditemi,
È meglio buttare le risorse nazionali in guerre naziste che danno dispiaceri a tutti e riducono la nazione col di dietro per terra? O non sarà preferibile impiegare una parte di queste risorse costruendo una Disneyland deliziosa, che piace molto alla gente? Non fa male a nessuno, se non al buon gusto più ridicolo, si ammortizza in pochi anni e continua a rendere per il turismo, facendo anche molto bene anche alla nostra bilancia economica. Ecco, non so, dite voi, non capisco, vero? E questa musica che cos'è? Ah, niente, la mia incoronazione. Andiamo, andiamo, andiamo pure. La facciamo tutti i giorni. Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Alberto Arbasino con Ludwig II di Baviera. Ludwig II di Baviera era Carmelo Bene, regia di Mario Missiroli.